all'opera dei Bianconeri Cassano, quindi umile, alle prese con Petruzzelli, appoggia su Famiglietti che si allunga troppo la sfera, intanto c'è un fallo commesso dai Biasio ai danni di Indelicato ed il calcio di punizione in favore dei Bianconeri. Intanto si chiede anche l'intervento del medico bianconero, il dottor Messina ed anche il massaggiatore Ruisi si portano sul posto dove è avvenuto l'incidente. Non dovrebbe trattarsi di nulla di notevole, anche se un simile fallo commesso da Pipitone proprio domenica scorsa, ma in area di rigore, dobbiamo ricordare, nella gara di Castellammare di Stabia, è costata alla squadra di Matteucci il risultato. Infatti in quell'occasione l'arbitro Scalcioni decretò un calcio di rigore in favore della Juve Stabia, calcio di rigore che sbloccò la gara. Nulla di grave, quindi si può riprendere con il calcio di punizione a due, indica l'arbitro alzando la mano, Giacalone, Umile, la botta di Umile ed è il gol del vantaggio al Cremonese, veramente un bel tiro quello di Umile che è andato ad intaccarsi imparabilmente all'angolino basso alla destra del portiere D'Alessandro. Si sprecano gli applausi, undicesimo minuto di gioco, in vantaggio l'Alcamo con Gaspare Umile che sfrutta a dovere il suggerimento di Giacalone su quindi Umile ferisce il suggerimento per Indelicato, messo a terra da Lamura, l'arbitro indica il dischetto, non c'è dubbio sul fallo commesso dal libero Barlettano, ancora a terra Indelicato, quindi un tiro dagli 11 metri per i bianconeri che potrebbero liberarsi dall'incubo del pareggio Barlettano. Vediamo intanto chi sarà a battere il tiro dal dischetto. A commettere il fallo è stato il libero Lamura su Indelicato. Umile che ha già mancato due calci di rigore, viene comunque invocato dal pubblico. È infatti lui che sta raggiungendo l'area di rigore, consultazione con Famiglietti che gli dà un bacio in fronte, si offre una chance a Gaspare Umile per riscattarsi dai due calci di rigore falliti consecutivamente nel corso di questa stagione. Parte Umile, si ferma, si può battere la gran botta ed è il 2-0, doppietta di Umile nel corso di questa partita, 42esimo minuto del secondo tempo, Alcamo 2, Barletta 0.
Thank you.